costruiamo un modello semplicissimo di motore elettrico. Abbiamo bisogno di un filo metallico che conduca la corrente, ma non sia ferromagnetico, quindi non interagisce con il campo magnetico, per cui useremo dello stagno. Poi utilizzeremo un magnete, ne abbiamo qui diversi tipi, come vedete questo è potente, questo è un po' più debole, e poi abbiamo bisogno di una fonte di energia elettrica, una pila, possiamo usarne di diversi tipi. Allora, utilizzeremo questo magnete, un disco di metallo che possa permettere la conduzione della corrente, appoggeremo questa pila sul disco e poi metteremo anche una piccola ranella per evitare che il filo cada mentre ruota. Osserviamo che cosa succede. Il filo si mette in rotazione e ora dobbiamo spiegare anche il motivo di questo movimento. Quando il filo è immerso in un campo magnetico ed è percorso da corrente, subisce una forza che è perpendicolare al movimento delle cariche. È la forza di Lorentz che permette la rotazione del filo.